Giovanni, timpani incontro con la sincerità. Com'è nato questo tuo lavoro? E appunto si tratta di un incontro avvenuto all'interno della Cappella San Severo, con questa, diciamo, composizione, con quest'opera già realizzata, e quindi c'è stato un feeling a prima vista? C'è stato un feeling, diciamo, che si basa sulla sensibilità, no? Poi delle cose, e poi cosa ti ha suscitato? Suscita emozione. Quindi è da lì che tempo è partito interpretazione, tutto. Interpretazione col mezzo che più mi è congenito, forse, quello del segno, dell'acqua forte, no? Quindi si crea questo scambio, questo interscambio con questa meravigliosa, ripeto, bellissimo, guarda. Composizione che si trovava all'interno della Cappella San Severo, e poi allo stesso tempo diventa un'interpretazione personale. Quanto tempo hai impiegato per farla? Ma il tempo poi è una questione relativa, perché non c'è tempo per realizzare un'opera del genere, cioè può essere breve, allora, può essere intenso. Allora, diciamo così, ha rubato tempo alle tue altre, diciamo, cose. Diciamo che non c'è tempo, è tempo. È il tempo. L'opera, insieme allo scambio, all'incontro che è avvenuto all'interno, ripeto, della Cappella San Severo. E questo è un po' il risultato della mia esperienza, diciamo. Un'esperienza che ripeteresti con qualche altra opera, o rimane probabilmente sì, in un altro ambiente? Ma l'ambiente è relativo come il tempo, alla fine, perché poi lo spazio, diciamo, diventa interiorizzazione, quindi, e poi espressione nel lavoro. Chiaro. Che noi facciamo. L'incisione poi è il mezzo con cui io e gli altri miei colleghi abbiamo affrontato, diciamo, questo tema. Poi questo è un po' il risultato. Soddisfatto? Beh sì, però non si è mai soddisfatti al 100%. Se fossimo realmente soddisfatti avremmo finito con questo lavoro. Invece bisogna andare avanti e non fermarsi mai, e crederci soprattutto. E credere in un mestiere come l'incisione, che comunque nell'ambito contemporaneo rimane marginale. Sì, è vero, però io è credo vero. Sia proprio questo aspetto marginale a dare poi la potenza spingere, e quindi la distinzione anche come meglio. Linguaggio e poi il resto lo trasmettono le immagini che abbiamo creato. Grazie Giovanni. Grazie a voi. Ad Maiora.